Non siamo un partito, non siamo una casta. Grazie assessore Visconti. E adesso l'assessore Granelli, un assessore che vive costantemente sul nostro territorio e che quindi si è voluto unire a noi in modo forte, preciso, per dire anche lui, con la sua competenza, con la sua delega, tra le tante, sulla sicurezza, per dire no a queste intimidazioni e no a queste infiltrazioni. Prego, assessore Granelli. Grazie. Un ringraziamento che ho già sentito, ma mi unisco, ripeto, a tutti i cittadini, giovani, anziani dei nostri quartieri che sono qui oggi insieme con le associazioni, i partiti e le istituzioni a dire con fermezza no a questi atti, a dire che qui abbiamo dei quartieri vivi, dei quartieri dove esistono attività sociali, attività sportive, culturali, esiste una buona qualità della vita e qui tutti vogliamo collaborare e fare in modo che le strutture che sono state costruite negli anni, con la fatica dalle istituzioni e con i soldi di tutti i cittadini, devono essere a disposizione dei cittadini e non di alcuni che le vogliono usare contro la città e per interessi privati e di delinquenza. Quindi oggi tutti voi lo state dicendo, penso che sia un segnale fortissimo e bellissimo che dice con forza che non vogliamo più vedere queste cose, che vogliamo essere uniti per riuscire a riprendere più in fretta possibile ad utilizzare questi spazi e l'impegno che le parole dell'assessore Visconti ha dichiarato con forza è l'impegno di tutta la giunta, del sindaco, delle istituzioni, del consiglio di zona. Lavoreremo insieme con voi, con l'espressione dei cittadini, per riaprire il prima possibile queste strutture. Questo sarà nei prossimi giorni la continuazione del segno di questa sera, e cioè che la gente di questi quartieri ama i propri quartieri, ama gli spazi di tutti e dice no alle mafie e a chi vuole utilizzare questi spazi per altro e vuole attaccare le istituzioni, il comune e attacca attraverso le istituzioni tutti i cittadini. Quindi ancora un grazie e penso che dobbiamo mantenere un'allerta, un'attenzione di tutti per difendere le nostre strutture e per partecipare. E la partecipazione di ognuno di noi alle iniziative che verranno fatte testimoniano questo. E un ringraziamento anche alle forze dell'ordine, alla magistratura che lavoreranno, stanno lavorando perché queste cose non accadono più e per scoprire i responsabili. Penso che sia nel cuore di ogni cittadino, perché ci sentiamo insieme con loro nella lotta che qui e in altre parti del paese stanno facendo ogni giorno per combattere la mafia e tutte le mafie. Quindi un ringraziamento e un impegno a continuare e un ringraziamento anche alla comunicazione, ai giornali e alle televisioni che diffondono questo a tutta la città per far vedere che qui abbiamo una città che sa reagire e sa andare avanti. Grazie. Grazie. Non siamo un partito, non siamo una casta. Siamo